Sono un po'. È una bella storia, purtroppo triste ma bella. Allora, continuando a parlare di Marta Russo. Marta Russo era giovanissima, è una ragazza che aveva tanti interessi, come avete visto, faceva dello sport. Allora, attenzione ragazzi, il sabato sera ci sono sempre queste stragi del sabato sera, quanti ne muoiono il sabato notte, dall'uscita dalle discoteche. Ci sono molte manifestazioni che riguardano appunto questa attività. Domani alle 18 a Montecitorio, davanti al palazzo di Montecitorio, c'è un'iniziativa di onorevoli Carlo Giovanardi e Daniela Santanchè. La campagna si chiama Accorcia la notte, allunga la vita, per prendere provvedimenti repressivi nei confronti di questi ragazzi che incoscientemente si ubriacano quando vanno a divertirsi, giusto divertirsi il sabato sera, tornando poi combinano dei guai, morti a non finire. Quindi grazie anche per questa iniziativa e ricordiamo intanto il nostro call center per Riccardo Scamarcio e Laura Chiatti, 0769 739 21. Benissimo, aspettiamo le vostre telefonate. Adesso un cantautore che fa parte della storia della musica leggera, ha cominciato a cantare 30 anni fa ed è ancora sulla cresta dell'onda. Signore e signori, Mango! Buonasera, buonasera. Allora, buonasera, buonasera. Stavi cascando? Stavo cadendo, sì. Porta bene. Il tuo disco va benissimo. Sì, molto bene. Adesso, dopo questo tentativo di caduta, andrà ancora splendidamente, perché tutti quanti ci hanno provato, tutti. Guarda cosa c'è lì, tutti per Mango. Grazie. Torniamo indietro, ho detto 30 anni, c'era prima 30 lì, sono 30 anni veramente che cominciamo. Ero un ragazzino, devo bambino. Dire, sì, ma veramente bambino. Un bambino, però sono passati veramente 30 anni. La Rondine è uno dei tuoi primi grandi successi, degli ultimi due successi, e nella tua carriera tu hai venduto 5 milioni di dischi. Sembra proprio di sì. Sono tanti, Sono tantissimi. Parlando solo dell'Italia, sono veramente. Senti, ma quando sei partito dal tuo paese, dal Lago Negro, avevi questa sensazione, avevi già le idee chiare o sei partito all'avventura? Cioè, come va? Oddio, come si fa a dire questo? Sicuramente ero determinato, ero molto determinato, ero cosciente di quello che volevo fare, anche se poi chiaramente dal dire al fare, come dice il proverbio, c'è di mezzo il mare. Però pian pianino poi abbiamo cominciato a... È vero che hai scritto la tua prima canzone a 15 anni? Sì, sì. È una canzone che ha fatto poi Patti Pravo. Oh, pensate, ha scritto una canzone a 15 anni Sentirti. Che poi è stata incisa da Patti Pravo. Sai che abbiamo il documento? No, non ci credo. Patti Pravo canta la canzone che tu hai scritto quando avevi 15 anni. Meraviglioso, davvero. Guardiamo. Ma come... Meraviglioso. Che bello. Ma com'è finita questa canzone da Patti Pravo? Ma io... Grazie. Io stavo registrando il mio primo lavoro in RCA, mi ricordo qui a Roma, all'epoca c'era l'RCA ancora, sì, c'era il centro della musica italiana. Nicoletta ebbe modo di ascoltare questa canzone mentre io la stavo ancora registrando. Se ne impossessò praticamente, si innamorò di questa canzone, mi chiese di poterla cantare e io ne fui ovviamente felice. Ma il tuo primo disco, sbaglio, si chiama La mia ragazza... La mia ragazza è un gran caldo. Ecco, io vorrei che tu mi spiegassi il titolo, perché è strano. La mia ragazza è un gran caldo. Ma molto semplice, in effetti. La mia ragazza è un gran caldo nel senso che la ragazza in questione diventa il punto di riferimento della tua vita, della tua esistenza, ecco, quindi un gran caldo in quel senso, nel senso che per me è tutto, rappresenta qualsiasi cosa, ecco, io mi posso fidare ciecamente di questa di questa persona, e che per me... Perché anche se ci fosse un freddo di 20 sotto zero, sentirei caldo. Semplicissimo. In quel disco c'era una canzone che si chiamava Indiscutibilmente mia. Non dirmi. Che cosa? Che cosa? Dai.
Cioè, è una cosa che forse non, io non ho, non dirmi che avete trovato... No, noi abbiamo trovato indiscutibilmente mia, non solo. Ma presentata da Renato Zero? Sì. No! Indiscutibilmente allora, questa è una cosa molto carina, è una cosa fatta in teatro qui a Roma. Sì. Ogni domenica si faceva questo spettacolo, lo presentava Renato Zero, ma Renato non era ancora Renato Zero. Pensate, stava iniziando anche lui. Beh, si vede che non era ancora Renato Zero. No. Guardiamolo. Sì. È una bella canzone, però. È una bella canzone. Io avevo 18 anni. È una bella canzone, Sì, bellissimo. Sì, Renato era irriconoscibile. tu sei irriconoscibilissimo. Cioè, potremmo citare le altre canzoni come Lei Verrà, bellissima, Bella d'estate, ma quante ne hai scritte. E poi ci hai regalato, e personalmente sono orgoglioso di dire mi hai regalato a Sanremo una canzone bellissima. Il quinto posto ottenuto sì, vale molto, ma soprattutto la coscienza di aver cantato una canzone straordinariamente bella. Il tuo CD si chiama L'albero delle fate, sì. Ascoltiamoci questa bellissima Chissà se nevica. Tu bella sempre.
Mazzone, che be... ma questi sanno tutto, guarda. Grazie, guarda, ma che meraviglia. Qui. Il senso della tua musica è come l'albero delle fate, sempre in cerca dei nostri cuori, fieri di essere manghiani. Che meraviglia, grazie. Sei un partito, un partito. Oh, regalato e ci hai regalato un momento indimenticabile. Sì. Nella serata dei duetti hai duettato con tua moglie. Sì. E io ti ho costretto. Ho fatto è violenza, stata colpa tua, è stata colpa tua. A richiamare appunto Laura Valente. Buonasera a tutti, Pippo. Ben arrivata Laura, bentornata potrei dire. Io ero, dopo l'esperienza di Sanremo, ero già felicemente tornata a casa. A casa. Col tutone, il mollettone, mi ha chiamato e ha detto guarda che mi sa che ti tocca ritornare. Senti, ma ben volentieri. Questi vostri bellissimi due figli, che cosa dicono? Dai. Dobbiamo dirlo davvero. Racconta, dai. Ma dunque, la piccolina è piccola, per cui è contenta, anzi lei voleva venire alle prove, dice ma che canzone canto, per cui voleva che sì, è imbarazzante. Il grande ha un'età particolare, ha 12 anni, e adesso sarà già arrabbiato perché stiamo parlando di lui, perché mi ha chiesto di non parlare. Tantissimo. Sì. Senti, com'è nato questo vostro incontro? Dopo tutto questo tempo tu sei riuscito. Ma sai che siamo riusciti nella Teleteca noi a prendere un pezzo di Mattia Bazzar. Sì, bellissimo. Quanto tempo hai passato? Dunque sono entrata nei Mattia Bazzar quando ha lasciato Antonella Ruggero, quindi nel 90, e sono uscita alla fine dell'ultimo tour nel 98. Quindi allora, un bel eccoti appunto 90... a Sanremo. Cosa avete scovato? Sanremo del 92 con Piccoli te. Giganti. Bellissimo. Con te. Adesso io ho fatto violenza alla famiglia e ho chiesto, siccome quel momento è irripetibile, perché non è che c'è il disco di quella vostra esibizione no, in coppia a Sanremo, assolutamente no. Allora dico, ci rilagate un pezzettino di quella cosa lì, volete sì o no? Si vuole. Ben volentieri. Allora, eccezionalmente, ancora insieme, Pino Mango e Laura Valente. Grazie. Evviva Laura, evviva. Grazie. E da stasera leggo anche il libro delle tue poesie. Mango, di quanto stupore. Lo stupore di Mango non finisce mai, ogni volta ci stupisci. Sei troppo gentile, veramente. Continua così. Grazie. Ci dai grandi gioie. Io ce la metto. Grazie a voi, grazie a tutti. Stoppini. Grazie. Senz'altro. Ciao Pippo, Laura, grazie grande. A tutti. Ciao. Arrivederci.